Ciao a tutti. Chi mi sta seguendo mi può dire se si sente la mia voce oppure no? Ditemi se mi sentite. E poi parlo io, vi dico dove mi trovo, se non lo indovinate voi. Indovinate dove mi trovo? È facile. Si sente la mia voce? Si sente la mia voce? Sì, ah bene, ciao! Dove sono? Qui c'è tantissimo vento, ecco perché avevo paura che non si sentisse la mia voce. Oggi vi ho portato al mare. Guardate, è agitatissimo. Dove sono? Indovinate, sì, avete indovinato. Brave! È agitatissimo, ma è bellissimo. Ciao, ciao a tutte. Ciao Stefano e Nicla. Non vedo benissimo perché c'è il sole, quindi se non saluto qualcuno non vi offendete. Sì, sono a Polignano. Guardate che bella, si vede bene? Io non vedo un granché perché c'è il sole e quindi sullo schermo non si vede benissimo. Adesso mi sposterò, vi faccio vedere meglio anche la parte alla mia destra. Sì, è bellissimo, è agitatissimo però. Vediamo se riesco ad ingrandire un po'. Ah, ecco, riesco ad ingrandire. No, oggi non preparo niente di buono. Oggi sono andata al mare, vi porto pure a voi al mare. Come è agitato, è bellissimo, è bellissimo, vedete? Mi sposto un po' così vi faccio vedere tutto. Sì, erano 5 mesi che non vedevo il mare oggi, quindi ho deciso di venire e visto che ci sono venuta io ho deciso di portare tutti voi. Ritorniamo alla inquadratura originale. C'è tantissimo vento. Adesso mi sposterò verso questa parte qui. Ci spostiamo un po'. Aspettate. Ecco qua. Spero che si veda perché c'è un gioco di ombre e quindi non si vede benissimo. Quando il mare è così agitato, guardate, io mi sento benissimo. Mi sembra che qualcuno si arrabbia al posto mio e quindi mi sento più tranquilla. Non lo so se è una cosa normale, però è così che mi sento. Mi sento che le onde si sfogano per me. Guardate che bello, guardate. Adesso vediamo se allargo un po' per farvi vedere di più. Ecco, si vede? Sì. Sì, sì. Anche mio padre, parte della mia famiglia, è ancora Polignano. Mio padre era di Polignano. Quindi sto nella mia metà città natale, però non sono nata a Polignano, io sono nata a Conversano e quindi sono di Conversano. Non è bellissimo? Guardate il gioco d'ombre del sole sul mare. Spero che riusciate a vedere bene perché io non vedo niente perché c'è il sole. Sì, il rumore delle onde è bellissimo. Adesso mi sposto un po' più qua, più a sinistra. È qui dove si infrangono le onde. Non lo so, a Pezzoglione stiamo. Boh, non lo so dove stiamo. Dove sta la statua
di Domenico Modugno, esattamente lì. Adesso continuo a farvi vedere un po'. Sì, lo so che è bellissimo. Io sono troppo felice di stare qui. Era da troppo tempo che non vedevo il mare, soprattutto agitato. Vedete? Vi faccio vedere di nuovo questa parte qui e poi vediamo se riesco a spostarmi dall'altra parte. Poi un giorno questo video lo farò nello stesso modo su Conversano. Sì, sì, è bellissimo. Polignano è bellissima, ma anche Conversano è bella, io lo devo dire per forza. Adesso ci spostiamo un po', magari vi riesco a far vedere anche qualcos'altro. No, non ti posso inquadrare, bimba. Mannaggia, già la stavo inquadrando, ma non posso. C'è una bimba bellissima con degli occhi azzurrissimi, ma non posso inquadrarla. Sì, 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 quando ci sarà la possibilità di uscire dovete venire qui in Puglia. Aspetta, io insegno sulla strada che ti porta a Grotta Palazzese. Ah, sì? Adesso vi faccio vedere tutto, adesso però incontreremo un po' di cespugli, mi dispiace che dovrete vedere i cespugli. Però non fa niente. Vi porto esattamente dove vado io per un altro poco e poi vi lascio andare. Sì, sì, sì. Adesso incontreremo un po' di cespugli. Ecco qui la statua, non lo so se la vedete, di Domenico Modugno. Allargo un po'. Sì, è agitatissimo, ma è bellissimo. Si vede la statua di Domenico Modugno? Io non vedo niente, vedo solamente qualche commento perché c'è troppo sole, quindi lo schermo non riesco a vederlo. Sì, è agitatissimo. Adesso andiamo dove ci sono le scale, c'è quella scalinata che porta giù, ma io soffrendo di vertigini non le scenderò e quindi mi fermerò qui. Ecco qui, ci siamo. Ecco qua. È veramente bellissimo. Il mare è agitato, ma si sta bene, anche se c'è vento, si sta benissimo. Ecco qui. Io sono venuta al mare e vi ho portato con me. Vediamo se allarghiamo un po', vi faccio vedere com'è agitato. Però viverci sul mare non è facile perché siamo pieni di salsedine fino alle ossa. Lo so, sono monella. Voglio farvi vedere quello che sto vedendo io perché è troppo bello. Mi dispiaceva essere qui e non rendervi partecipi di questa cosa bella che io sto vedendo. Quindi ho deciso di fare questa diretta al volo per farvi vedere tutto. Peccato che c'è vento perché sennò si sta veramente benissimo. Si sta proprio bene. Penso di avervi fatto vedere tutto quello che... Perché adesso qui ci sono solo cespugli. Mi dispiace ma io non posso scendere. Già qui mi gira la testa, quindi non posso proprio. Mi devo spostare di nuovo perché non ce la faccio. No, Antonio, perché piangi? Vai sul ponte, che la vista è spettacolare. Ma ci sono appena stata, penso. Se è la stessa cosa che credo che tu voglia dire, il ponte. Sì, sì. Prego, Elisa. Volevo semplicemente condividere con voi la mia passeggiata di oggi.
e basta. Dove ti trovi? Giovanna, sono a Polignano. Sì, Maria Rosaria, saluto il mare da parte tua, abito a Milano, non lo vedo mai, adesso sono più di 5 anni che non vado giù in Puglia. Goditi il mare. Io erano 5 mesi che non venivo a vedere il mare, di solito quando è agitato io ci sono sempre, perché a me piace tantissimo il mare agitato. E adesso guardiamo il regista, saluta, che scende e va a vedere il mare. Sì, Polignano è meravigliosa. Ah, perché ti manca, Antonio? Regista, naturalmente, va a vedere il mare. Saluta, regista, fai ciao. Puoi andare adesso, già ti sei allargato. Solamente per fare ciao già ti sei allargato. Vai, vai, non ti sto riprendendo più, vai. Vieni giù a casa a Grotta Ardito. Adesso vediamo se poi passo pure da Grotta Ardito. Regista che scende, lo vedete? Eccolo lì, si vede benissimo tutta la sua pelata. Adesso che mi sentirà. Eccolo lì. Vediamo, se volete io mi sposto verso destra, perché qui sono tutti cespugli e il mare è lontanissimo. Eccolo che saluta, perché ha capito che lo sto riprendendo, e siccome lui è poco esibizionista sta salutando. Va bene, lo lasciamo al suo esibizionismo. Eh sì, si sente un profumo di mare bellissimo. Ci spostiamo un attimo verso destra di nuovo, per quelli che si sono appena collegati vi faccio vedere di nuovo. Adesso qui abbiamo i cespugli. Abbiate pazienza, perché abbiamo solo cespugli. Arrivo. Ecco qui, ci siamo. È bello il mio accento? Ma si sente un accento pugliese? Eccoci qua. Siamo tornati dove eravamo prima, la parte più bella da vedere. Eccoci. Ma dove sei, Frenchy? Sono a Polignano, vicino a un paese vicino a Conversano. Sono venuta a vedere il mare, anche se è molto agitato, io sono venuta lo stesso. Lo so, basta con questi cespugli, però quelli trovavo davanti. Beata te che stai vicino al mare, sì. Prego, Frenchy. Quando vai a Monopoli fai la diretta? Sì, se mi capita sì, faccio anche la diretta da Monopoli. Vedete com'è agitato, per quelli che si sono appena collegati? Resta a cena dal Grottino in via Roma, ma non so se i ristoranti sono aperti in questo momento. Ah, ecco, adesso vi vedo i commenti e vedo un po' di cose. Ecco qui, perché essendoci il sole. Thank you.
Guardate che bel cielo. Il palo, il mare. No, proprio agitato si vede la bellezza del mare. Quando è calmo, è sempre calmo. Invece, quando è agitato è bellissimo. Sì, l'ho fatto già vedere. Quando ce ne andiamo passo e riprendiamo la statua. Adesso ci spostiamo e se volete riprendiamo la statua di Domenico Modugno e dopo ci salutiamo magari, e poi comunque ci dobbiamo vedere domani pomeriggio alle 16:30 per fare insieme il profiterol. Caterina De America, sì, che torra. Stai scrivendo dall'America? Oh, che bello! Sei contenta di questo video? Solo a vedere il mare mi è venuto freddo. Infatti fa freschetto, ma non fa così freddo. Bene, adesso ci allontaniamo di qua e andiamo a riprendere la statua di Domenico Modugno e poi ci salutiamo. No, il mare agitato non fa paura. A me rilassa il mare agitato, mi fa sentire più tranquilla, più serena. Ho detto prima, mi sembra che qualcuno si arrabbia a posto mio. Graziella, riprenditi tu che sei meglio di Modugno. Veramente, se mi riprendo io sembro una delinquente che deve andare a fare una rapina a mano armata. Vediamo se riesco. Eccomi qua. Non sembro... Sembro una delinquente, quindi non penso che serva tanto questa ripresa. Quindi torniamo a riprendere Polignano. Ok, eccoci qua alla statua di Domenico Modugno. Adesso la riprendiamo nel verso giusto e poi ci salutiamo. Aspettate che vado all'ombra. Ecco qua. Ecco qua. Bene. Il video termina qui. Non litigate perché la signora forse voleva fare un complimento a me, non volevo offendere Domenico Modugno, voleva fare il complimento a me. Ok? Non litigate, la signora voleva fare forse un complimento a me, non era per offendere Domenico Modugno. Va bene? Sembro una teppista, però purtroppo è così. Quindi ci vediamo domani pomeriggio alle 16:30 sempre qui sulla pagina e facciamo insieme i profiterol. Adesso vi devo salutare perché mi fa freddo, questa è la verità. Quindi non c'è nessuno, quindi posso farlo. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao! Ciao a tutti! Ciao! Sì, Loretta, non ti preoccupare, non litigate. Non vorrei che succedesse qualcosa. Non litigate. Ho paura a chiudere la diretta che litigate. Non litigate. Ciao a tutti! L'ho messa la mascherina. L'ho già tolta. Ho paura che mi fanno una multa. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Ciao!